Partecipando a una cerimonia a via, della Camera di Maio e 7 consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle hanno consegnato un assegno di 100.000 euro a favore dell'Istituto Rampone, gravemente danneggiato dall'ultima alluvione. Sentiamo allora l'intervista a Di Maio. In questa scuola si spala ancora fango e voi siete qui per restituire, come avete detto, 100.000 euro per ricostruirla. 7 consiglieri regionali in Campania, tagliandosi lo stipendio per 4 mesi, hanno messo insieme 200.000 euro con cui faranno ripartire i laboratori e le aree didattiche di questa scuola. Cioè gli studenti che studieranno qui d'ora in poi sapranno che le strumentazioni sono state acquistate grazie a politici che si tagliano lo stipendio e crederanno molto di più nella politica. Ovviamente non possono credere in un governo che qui da 20 giorni che c'è questa emergenza non ha mandato ancora un euro. Lei ha detto che gli angeli del fango sono stati i cittadini, ma chi è mancato allora? Qui è mancato il governo, lo Stato c'è perché ci sono stati poliziotti, avvocati, volontari, anche richiedenti asilo che si sono improvvisati soccorritori, angeli del fango, muratori e stanno rimettendo insieme questa provincia con enorme dignità. Qui i cittadini si sono fatti Stato, il vero problema è che manca il governo centrale. Allora, se il governo centrale non c'è, questi cittadini devono avere il diritto di mandarlo a casa, andando a votare il prima possibile, anche perché questo governo non è mai passato per delle elezioni politiche. Proporrete alla ripresa dei lavori parlamentari un provvedimento ad hoc per gli alluvionati del Sannio? Lunedì faremo un emendamento al decreto che riguarda le alluvioni già di Piacenza e vi posso assicurare che dopo il gesto di stamattina, che dimostra che i soldi ci sono, 200.000 euro in 7 consiglieri regionali, in Italia ci sono 900 consiglieri regionali che se si tagliassero tutti lo stipendio come loro negli ultimi 4 mesi avrebbero messo insieme 10 milioni di euro, vi posso assicurare che sarà molto meno difficile riuscire a far approvare i fondi per quest'area, ma per tutte le aree alluvionate d'Italia.